terrorizzati dall'idea che possa essere realizzata una vera e propria discarica a pochi passi dalle loro case. Sono i cittadini di Via Beata Giuliana a Samarate. A partire dal 1° di giugno, una nuova azienda di smaltimento rifiuti ha preso servizio per i comuni di Samarate e di Cardano al Campo. La base operativa dell'azienda è proprio a Samarate, in Via Beata Giuliana, negli spazi della vecchia tintoria Schiavini, inattiva da più di 20 anni. Nel giro di 24 ore, dicono i residenti della via, sono stati portati qui i mezzi per la raccolta. Dal mattino successivo hanno iniziato a lavorare, con il conseguente aumento del traffico, il passaggio di mezzi nelle prime ore della mattina e l'odore della spazzatura che inevitabilmente si diffonde in tutta la zona. E se questa diventasse a tutti gli effetti una discarica, si chiedono i residenti, il valore delle nostre case scenderebbe vertiginosamente. Chi comprerebbe mai un'abitazione davanti a un'isola ecologica? Siamo in una zona residenziale e quello che è un deposito di mezzi rischia di diventare effettivamente una sorta di mini discarica, una zona in zona residenziale, insomma, con poi anche già tanti disagi che si stanno manifestando. Ovvero cosa capita? Chi esce per fare la raccolta rifiuti non esce tardi al mattino ma verso le 4:30, poi ora che è estate con finestre aperte si incominciano subito ad avere molti rumori, con l'occupazione anche della strada pubblica, perché comunque spesso anche durante la mattinata si fanno base in questa via per raccogliere con i mezzi più piccoli, sversare sui camion più grandi per poi riportare in discarica la carta o la plastica a seconda della raccolta. Il pericolo è quello che poi ci potremmo trovare potenzialmente di fronte, ripeto, a una sorta di ciclovia di discarica, perché comunque lavando i mezzi quotidianamente qui di fronte si possono attirare anche con i residui di cibo, soprattutto penso alla frazione umida, magari di animali che possono arrivare. Qua vicino c'è la famosa arnetta, che comunque è già una situazione abbastanza conosciuta, e quindi poi avendo anche dall'altra parte una discarica, il nostro timore è che ci siano poi parecchi disagi, oltre a quelli che ho raccontato del rumore o delle situazioni che si stanno cominciando a verificare. Tanto traffico qui la mattina, il rumore, i camion che vanno avanti e indietro, quindi non è più come prima. Prima si stava tranquilli, invece adesso c'è un via vai di camion e poi anche, insomma, danno fastidio, perché se fanno un'isola ecologica qua, le nostre case qui, insomma, perderanno valore senz'altro. Quindi di questo qui siamo preoccupati. Le nostre richieste, concludono i residenti, vanno al sindaco. L'azienda ha tutto il diritto di lavorare, ma perché collocare il centro di distribuzione proprio qui, in mezzo a delle case? Da parte nostra noi abbiamo già inviato una PEC al comune di Samarate, contestando non tanto l'appalto, che ovviamente sarà stato condotto in modalità precisa e puntuale alla legge, quanto soprattutto nei termini della installazione in una zona ovviamente residenziale, contestando la SCIA, la segnalazione di inizio attività della società, proprio in quanto in zona secondo noi residenziale assolutamente non idonea.